Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti terminati per quanto riguarda la pulizia della casa. Non sono tanti prodotti, ma devo liberarmi di questi vuoti, poi casomai vi spiegherò perché, però non in questo video. Allora, parto con un prodotto che a me è piaciuto tantissimo. Non è la prima volta che lo utilizzavo. Non è super economico perché mi sembra costi intorno alle 5 euro, 4,90, una cosa del genere, ma è un prodotto formidabile. Sto parlando di questo prodotto Nuncas. La Nuncas è la stessa che produce i provenzali ed è il pavimenti profumati, detergente neutro, igienizzante, profumo a lunga durata, senza risciacquo, alla lavanda. Ci sono varie profumazioni. I prodotti Nuncas, ve l'ho già detto in un altro video, sono prodotti un po' costosetti, ma che hanno una qualità eccelsa, veramente buonissima. La profumazione di lavanda è una profumazione fantastica, veramente buono, proprio la lavanda, la pianta di lavanda. È vero che la profumazione si sente in tutta la stanza, si sente per tanto tempo, quindi è anche piacevole perché appunto rimane questa buona profumazione ovunque. E ripeto, ce ne sono svariate di profumazioni. Se non vi piace la lavanda, mi sembra c'è quello agrumato, ce ne sono diversi. Lava benissimo pavimenti, è un prodotto che io ho da anni perché veramente lo centellinavo. Tra l'altro non dà problemi di allergia né a me né alla gatta. A me piace tantissimo, cioè è quella cosa che magari, ecco, se so di avere magari ospiti, tanto devo pulire la casa, utilizzo questo perché così rimane una buona profumazione negli ambienti e quindi è un prodotto che, ripeto, mi piace tantissimo. Poi, passando alla biancheria, ho terminato questo sapone biologico, sapone in gel concentrato per bucato a mano e lavatrice, alga bio, contenzi attivi di origine naturale, prodotto vegano, testato al nickel, è praticamente appunto il solito marchio del sapone alga, quello un panetto un po' molliccioso. Qua come ingredienti ha appunto questi tensi attivi di origine naturale, poi ha profumo e poi ha due ingredienti che non sono tanto il massimo, diciamo che appunto ha solo tensi attivi naturali. Cioè, nel senso, la profumazione non mi ha fatto impazzire, si lavava bene, ma c'è anche di meglio. Diciamo che il sapone, quello solido, alga, mi piace molto 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 di più. Questo, insomma, ce n'è ancora un pochino, ci metterò l'acqua per diluirlo. Non penso di riacquistarlo, costava poco, mi sono voluta togliere lo sfizio, ma anche no. Poi ho terminato l'ammorbidente fiori bianchi Winnis. Questi praticamente li vedete in ogni video, mi piacciono tutte le profumazioni che ci sono. Un ammorbidente abbastanza liquidino che però a me piace, non mi dà problemi di allergie, non ha una profumazione forte e molto persistente nei vestiti, che a me è una cosa che non piace, e quindi buono, continuo sempre a ricomprarlo. Ultimo prodotto per i vestiti, questo qua ce l'ho da una quantità di tempo che voi non avete idea, pagato 3,95, marchio Dottor Beckman, smacchiatore, macchie di deodorante, sudore, elimina le macchie più difficili su tessuti bianchi e colorati, previene nuove macchie, complesso antiodore e antimacchie. Allora, io l'avevo preso per la cosa antiodore, non per me, perché io non sudo, non puzzo e di conseguenza non mi puzzano neanche i vestiti, però questo io lo comprai, praticamente mia mamma non è stata bene qualche anno fa e io mi sono, per un periodo, visto che lei non c'era, mi sono messa appunto a fare le faccende al posto suo per mia sorella, mio papà, e dovevo lavare i vestiti di mia sorella che utilizzava appunto per fare sport e puzzavano tantissimo di sudore e non riuscivo a togliere questo
puzza di sudore con nulla, e quindi ho comprato questo. Non ha fatto niente, ho continuato a utilizzarlo, poi alla fine l'ho finito, ma io non trovo, non lo trovo efficace, ecco, quindi di sicuro non lo riacquisterò. Poi ho terminato l'Isoform VC Gel, questo qua tutto in uno. Non mi è piaciuto perché, allora, è verde di colore. Io non ho mai avuto problemi con questo tipo di prodotto colorato, cioè chi se ne frega, lo butto, poi tiro l'acqua. Questo verde qua non andava via neanche a grattarlo con lo scovolino, neanche a tirare l'acqua 80 volte, rimaneva verde. E sembrava più sporco di prima il VC, però a parte questo non è che poi abbia fatto chissà che roba, ecco, non penso di riacquistarlo. Ultimo prodotto, di questo vi ho fatto vedere le buste, quelle più piccoline. Queste invece sono le buste più grandi, da 3 litri, del marchio Profissimo, del DM. Sono le buste, quelle per il congelatore, che hanno appunto la chiusura zip così. Sono comodissime, costano poco. Qua dentro, non mi ricordo, qua dentro ce ne sono 10, mentre nelle bustine, quelle medie, ce ne sono 15. Costano poco, le trovo migliori di quelle dell'IKEA, per intenderci, perché hanno questa chiusura che è molto molto più comoda e mi piacciono veramente tanto. Bene, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato per quanto riguarda la pulizia della casa e del bucato. Fatemi sapere se avete qualcosa da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!